In questo video ti parlerò della rivelazione di un grande mistero, tratto dal libro The Magic di Rhonda Byrne. Riporto qui un brano delle Sacre Scritture, tratto dal Vangelo secondo Matteo. Una frase che per molto tempo è stata fraintesa del tutto e in parte. A chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. A chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Bisogna ammettere che a una prima lettura il passo appare ispirato a un sentimento di ingiustizia, perché sembra dire: il ricco diventerà più ricco e il povero più povero. In realtà questo passo contiene un enigma, un rompicapo, che una volta sciolto ti spalancherà le porte di un nuovo mondo. La soluzione del mistero sfuggito per secoli a molti è contenuta in una sola parola: gratitudine. A chiunque ha gratitudine sarà dato e sarà nell'abbondanza. A chi non ha gratitudine sarà tolto anche quello che ha. Una volta scoperta la parola nascosta, ecco che il testo criptico diventa di una chiarezza cristallina. Sono passati 2000 anni da quando quelle parole sono state scritte, eppure oggi risultano vere come allora. Se non impari a mostrare gratitudine, non otterrai mai più di ciò che hai, anzi perderai anche quello. La promessa della magia che si accompagna alla gratitudine sta in queste parole: se sarai grato per ciò che hai, ti sarà dato ancora e vivrai nell'abbondanza. Il Corano pone sulla gratitudine la medesima enfasi e ricorda quando Dio proclamò: se sarete riconoscenti, accrescerò la mia grazia. Se sarete ingrati, in verità il mio castigo è severo. Che tu sia o meno religioso e qualunque credo tu segua, queste parole delle Sacre Scritture del Corano valgono anche per te. Enunciano infatti una legge fondamentale della scienza e dell'universo. La gratitudine opera grazie a una legge universale che permea la tua intera esistenza. Secondo quest'ultima, la legge di attrazione, che governa tutta l'energia dell'universo, dalla formazione del singolo atomo al movimento dei pianeti, simile attrae simile. In virtù di questa legge stanno assieme le cellule degli organismi viventi, così come i componenti di qualunque oggetto. Nella tua vita la legge agisce sui tuoi pensieri e sentimenti, poiché anch'essi sono energia. Quindi, quando pensi qualcosa, quando senti qualcosa, eserciti un'attrazione. Se sei attraversato da pensieri come: odio il mio lavoro, non guadagno abbastanza, non trovo il mio partner ideale, non riesco a pagare i miei debiti, tutto va di male in peggio, gli altri non mi apprezzano, mio figlio è un problema, la mia vita è un macello, ho il mio matrimonio in crisi, non farai che richiamare a te altre esperienze simili. Se invece ti concentri su ciò che ti gratifica, per esempio ho un lavoro che mi piace, ho l'appoggio e la solidarietà della mia famiglia, ho passato una magnifica vacanza, oggi mi sento una meraviglia, ho avuto un rimborso fiscale mai visto, oppure ho trascorso un magnifico weekend in campeggio con mio figlio, e percepisci davvero un senso di gratitudine, secondo la legge di attrazione richiamerai nella tua vita altre cose simili. È un po' quello che accade tra un pezzo di ferro e un magnete. La gratitudine è magnetica, e quanta più ne hai, tanta più abbondanza attiri. È la legge universale. Ti sarà già capitato di sentir dire frasi come: tutto torna, si raccoglie ciò che si semina, quel che dai ricevi. Ebbene, questi detti descrivono tutti la stessa legge e al tempo stesso un principio universale scoperto dal gran scienziato Isaac Newton. Tra le scoperte scientifiche di Newton vi sono le leggi fondamentali del moto, una delle quali afferma: a ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Applicando il concetto di gratitudine alla legge di Newton, questa diventa: a ogni azione del dare corrisponde una reazione del ricevere, e la quantità che ricevi è pari alla quantità di gratitudine che hai dato. Ciò significa che basta manifestare gratitudine per innescare la reazione del ricevere. E quanto più sincera e profonda è questa gratitudine, tanto più riceverai. La forza della gratitudine è stata predicata e applicata fin dalle origini dell'umanità, migliaia e migliaia di anni fa. Ha attraversato i secoli e i continenti, passando da una civiltà all'altra e permeandole tutte. Maometto afferma che la gratitudine per la ricchezza ottenuta è la migliore assicurazione che la ricchezza duri. Buddha dice che non c'è nessun altro scopo nella vita se non perseguire la gioia e la gratitudine. Lao Tzu dice che se ti rallegri dello stato delle cose, il mondo intero ti appartiene.
Krishna dice che si accetta con gioia tutto ciò che gli viene offerto,